OS 2023 continua. Siamo allo stand della Open SPA, un'azienda tutta italiana con sede anche in Brasile e a Miami, negli Stati Uniti d'America, che realizza macchine per la produzione di monoporzionati sia in cialde che in capsule. A parlarci delle grandi novità presenti qui a OS 2023 c'è Fabio Binacchi, l'amministratore delegato dell'azienda. Fabio, sei il benvenuto. Grazie, grazie a tutti, grazie di questa bellissima novità, visto che sono difficilmente intervistabile, tu mi porti via una grande fetta di me. E allora Fabio, questa è l'occasione buona, finalmente dopo un po' di anni, di spiegare tutte quelle che sono le novità presentate nel corso di OS 2023. Qui presentate tre macchine che sono quelle che nel frattempo stiamo mostrando attraverso le riprese. Sono macchine che sono di diversa portata, una molto grande, una di medie dimensioni e un'altra più piccola. Spiegaci in un minuto per ciascuna macchina quali sono tutti i vantaggi di queste macchine. Va bene, cercherò di essere rapido perché un minuto è molto poco. Tuttavia qui a Oste chiaramente abbiamo presentato tre macchine importanti, due piccole di portata molto piccola, di entità piccola, perché i torrefattori in Italia non sono molto grandi, quindi dobbiamo vedere e accontentare anche quello che è la piccola gamma, diciamo, di produttività. Sono due macchine, una per la capsula in alluminio, che sono 70 pezzi al minuto, e un'altra invece 70 pezzi al minuto per carta, la classica Senseo, che qui in Italia si chiama ESE, invece in Europa si chiama Senseo perché fa scusatemi la mia ripetibilità, ma tecnicamente bisogna esprimersi un pochino meglio. Vuol dire che la Senseo è una cialda molto grande e la si beve e la si sfrutta molto nel nord Europa, invece la ESE la si sfrutta molto bene in Italia perché è un caffè molto concentrato e compresso. Ecco, questa è la differenza tecnica fra le due. Quindi questa macchina piccola la facciamo per l'Italia, e le macchine invece più grandi, dove arriviamo anche a grandi produzioni fino a 1400 cialde al minuto, quindi sono macchine molto potenti, molto grandi, e vengono vendute nel nord Europa. Poi abbiamo delle macchine ovviamente che sono sensibili al prodotto che incontriamo oggi, qual è la carta. La carta ha la sensibilità verso quel genoma che ormai tutti quanti dicono e rivendicano, il fatto che la balena ha mangiato il sacco di plastica, e ovviamente noi dobbiamo essere diversi, quindi dare alla balena quello che può ingerire tranquillamente e non morire, e noi siamo qui per dargli questa opportunità. Produciamo anche macchine che producono cialde in carta, completamente in carta, quindi abbandoniamo la plastica per arrivare nel nuovo formato che è la carta. La carta sarà il nuovo prodotto in futuro che governerà i nostri mercati, quindi siamo alla ricerca di questo. Fabio, voi siete particolarmente votati alla sostenibilità, sono tantissime le iniziative che la Open SPA realizza a favore di questo tema. Sì, 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 noi siamo molto avanzati sotto questo profilo, mia moglie poi si dedica chiaramente molto alla sostenibilità, dandoci tutto quello che è l'input per arrivare a questi, diciamo che sono ancora monumenti, perché la sostenibilità, a parte la nostra industria, la nostra attività che facciamo in primis in Parma, abbiamo i pannelli solari, abbiamo tutto quello che serve per essere sostenibili, ma non solo a Parma, anche in Brasile dove stiamo costruendo una nuova attività e in America, e lì abbiamo la piena sostenibilità, chiaramente quella che dovrebbe essere garantita nei prossimi anni. Fabio, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile entrare in contatto con voi, chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno, naturalmente, per alcune delle macchine che voi realizzate, che ricordiamolo, non sono solo queste tre? Beh, la Open dice tutto, in quanto che ormai siamo a livello mondiale, quindi chi
chi schiaccia open il bottone su e poi schiaccia tutti i dati in mano, chiaramente, quindi oggi abbiamo questo vantaggio. Ci siamo fatti conoscere sotto un aspetto molto semplice come open, anche come scritta, quindi non serve digitare un codice appropriato per essere conosciuti in tutto il mondo. E infine devo fartela la domanda che avrei voluto fare all'inizio, ma ero troppo eccitato per andare a parlare appunto di quello che sto per chiederti per via delle tre novità che potevano finalmente essere presentate dal suo creatore. Com'è nata la Open? In un minuto. Anche qui è difficilissimo, tuttavia chiaramente la volontà che ho sempre avuto di fare ed essere un valido ingegnere di meccanico e creativo l'ho conservata tanti anni fa, non dico quanti, e ancora oggi sono alla stessa misura corretto sul mercato per agire e intervenire su quello che il mercato mi chiede, anzi diciamo che cerco di anticiparlo per poter essere pronto nel momento opportuno. È nata in questo modo, cioè con molta volontà e olio di gomito. E oggi è una delle aziende del settore più grandi, diffuse e conosciute al mondo. Fabio Binacchi, grazie. Grazie a te, grazie a tutti.